Hi guys e benvenuti su Tutto Chuck. È da pochissimo uscito su Disney Plus il nuovo film di animazione della Pixar. Ovviamente sto parlando di Soul, un film ambizioso che come tema centrale ha il senso della vita. L'ho trovato davvero originale e mi è piaciuto molto. Ho quindi deciso di raccontarvi 10 interessanti curiosità che probabilmente non conoscete. Vi avviso che nel video saranno presenti degli spoiler, quindi mi raccomando, se non aveste ancora visto il film, tornate solamente una volta fatto per non rovinarvi la visione. Vi chiedo un bel like qui sotto per supportare il mio canale e se siete nuovi e amate il cinema e le serie TV, iscrivetevi per non perdervi i prossimi contenuti. Ah, e ultima cosa prima di cominciare, visto che sono curioso, fatemi sapere se vi è piaciuto o meno il film dando un voto da 1 a 10 a Soul qui sotto nei commenti. Ma ora non perdiamo altro tempo e partiamo subito con le 10 curiosità. Il personaggio principale è un musicista. Questo perché gli autori hanno immaginato che la gente possa identificarsi molto più facilmente con la passione per questo lavoro rispetto ad altri. Pensate che inizialmente provarono con uno scienziato, ma la cosa poi non funzionò poiché il risultato era piuttosto forzato. E in particolare tra i vari generi musicali è stato scelto proprio il jazz, perché crea una certa magia nell'aria ed è in grado di far emozionare gli ascoltatori. Così, una volta che fu chiaro che il protagonista dovesse essere un musicista e di jazz, optarono per far diventare il personaggio principale afroamericano, dato che, come saprete, le radici di questo genere sono legate proprio agli afroamericani. Joe è il primo protagonista afroamericano nella storia dei film Pixar e per questo motivo fu scelto come co-regista Camp Powers, che ha riportato vari aspetti della sua vita in Joe per rendere il tutto il più credibile possibile. Pensate che la scena del parrucchiere inizialmente neanche esisteva ed è stato proprio lui a suggerirla. Inoltre Powers condivide anche un'altra somiglianza con Joe, infatti lui è il primo regista afroamericano a lavorare alla Pixar. In più lo studio ha assunto consulenti e diversi musicisti, tra cui Quincy Jones, per ricreare accuratamente la cultura afroamericana. 22 riceve questo nome non solo per sottolineare quanto tempo sia passato tra lei e le ultime anime che si stanno lanciando sulla Terra, facendoci capire quindi che è un caso perso, ma anche perché prima di Soul la Pixar aveva realizzato un totale di 22 film. E parlando sempre di 22, nel film viene fatto notare come avesse avuto moltissimi mentori prima di Joe, e di questi abbiamo avuto modo di vedere diversi personaggi storici come Abraham Lincoln, Madre Teresa di Calcutta, Mohamed Ali e Maria Antonietta. Di quest'ultima vediamo solamente la testa, probabilmente per come è morta, ovvero decapitata da un boia. Quelli mostrati ovviamente non sono tutti i mentori che ha avuto 22, e possiamo notare su una parete di casa sua centinaia di etichette con nomi di tutti i mentori che ha avuto. Tra questi compaiono grandi personaggi storici come ad esempio Nelson Mandela, Martin Luther King, ma oltre a questi grandi personaggi storici, Disney Pixar ha deciso di fare un bellissimo tributo ad alcune persone che hanno lavorato per l'azienda e che sono venute a mancare. Possiamo notare infatti il nome Joe Grant, che è stato un grande artista della Disney, considerato uno dei migliori della storia della compagnia. Ha lavorato ad alcuni dei classici più amati di sempre, come ad esempio Biancaneve e i Sette Nani, Lilli e il Vagabondo o Pinocchio. Inoltre compaiono Joe Ramft, che ha lavorato come animatore e doppiatore in Pixar, e infine Jack Kirby, un artista che ha lavorato per Marvel Comics e ha creato molti dei personaggi più famosi, tra cui Capitan America e Thor. Non so se lo sapevate, ma Soul era programmato per uscire al cinema nell'estate del 2020, ma a causa della pandemia è stato inizialmente rinviato a novembre. Tuttavia le cose poi non sono migliorate e la maggior parte delle sale in tutto il mondo erano ancora chiuse. Per questo motivo hanno deciso di rilasciare il film direttamente sulla piattaforma Disney Plus, senza costi aggiuntivi. Invece nei paesi in cui al momento non è ancora presente Disney Plus e i cinema erano ancora aperti, il film è uscito in sala. Ed è proprio per questo motivo che hanno deciso di non rimuovere la scena post crediti dove Terry manda tutti a casa perché il film è terminato. Hey, movie's over. Go home. Il salone del tutto è una collezione di easter egg da altri film Pixar. Andiamo quindi a vedere quali sono gli elementi nascosti. La prima cosa che possiamo notare è ormai il classico camioncino Pixar, che è presente in praticamente tutti i film della compagnia. Non poteva poi mancare il codice A113, che nel salone del tutto compare all'interno di un segnale stradale. Questa sigla è un easter egg ormai molto famoso e compare in moltissimi altri film della Pixar. Ma per chi di voi non conoscesse il significato di questo codice, ve lo spiego subito. L'easter egg si riferisce al nome di un'aula della California Institute of Arts, un'università in cui studiarono molte persone che ora lavorano alla Pixar, tra cui per citarne uno Brad Bird, regista di Ratatouille e Gli Incredibili. Possiamo anche notare la famosissima lampada Pixar e come base di un tavolo un pallone con la stella che compare anche in altri film della Pixar, tra cui ad esempio Toy Story, ed infine l'enorme pietra già vista in Cars.
quando Joe sta portando a 22 una fetta di pizza per fargli assaggiare una delle cose più buone della vita, per strada si imbatte in un topo che sta trascinando la sua fetta di pizza. Questa scena è un chiaro riferimento al video Pizza Rat, che è diventato virale nel 2015, un video in cui, proprio come nella scena di Soul, un topo è stato ripreso mentre trascinava una fetta di pizza per le strade di New York. Nella scena del parrucchiere possiamo notare un uomo che ascolta molto interessato quello che racconta 22 sugli scopi della vita. La curiosità è che quest'uomo in realtà è Colin Kaepernick, un giocatore di football che ha avuto un mini cameo in quella scena. Si è parlato molto di lui negli ultimi anni perché è stato il primo sportivo americano nella storia ad inginocchiarsi durante l'inno nazionale, come segno di protesta contro le violenze della polizia sugli afroamericani. In Soul c'è stato un riferimento ad un altro film di animazione e in particolare il prossimo titolo Pixar, ovvero Luca. Quando Joe e 22 camminano per strada dopo essere usciti dal parrucchiere, passano di fianco ad un'agenzia di viaggi e sulla vetrina compare un poster con su scritto Porto Rosso, una località situata in Italia che è proprio il luogo in cui sarà ambientato il prossimo film. Ma non è tutto, infatti nello stesso poster c'è un altro dettaglio un pochino più nascosto. Se guardate con attenzione tra le parole in basso, si può leggere Luca Airlines. Come immagino sappiate, il regista di Soul è lo stesso di Inside Out. Ci si poteva aspettare qualche riferimento al suo vecchio film e infatti così è stato. In una scena in cui Joe è sulla metropolitana, uno degli annunci pubblicitari presenti mostra la compagnia per cui lavorava il padre di Riley, ovvero la Brang. Un altro riferimento è presente quando 22 sta provando tutte le attività che potrebbero piacerle sulla Terra. Ad un certo punto appare sullo sfondo una pizza ai broccoli, proprio come quella vista in Inside Out. Ad un certo punto del film, Joe torna sulla Terra, ma invece di finire nel suo corpo, finisce in quello di un gatto. E il motivo è quello di fargli vedere le cose da un corpo esterno e quindi da una diversa prospettiva, in modo che possa così accorgersi dei suoi errori. Ma una domanda che potreste farvi è: perché proprio nel corpo di un gatto? Tra le varie idee, gli autori hanno anche pensato di farlo finire nel corpo di una persona. Ma alla fine si è giunti alla conclusione che il modo più semplice per far stare il più possibile Joe e 22 insieme era proprio quello di far finire l'anima di Joe nel corpo di un gatto, perché in quello di un'altra persona avrebbe potuto facilmente separarsi da 22. Bene ragazzi, siamo quindi giunti alla fine delle 10 curiosità. Se avete trovato interessante il video, mi raccomando lasciate un bel like che dà un grande supporto al canale. Ricordatevi anche di farmi sapere qui sotto nei commenti se vi è piaciuto Soul. Io come voto personale darei un bel 9 su 10. Mi è piaciuto molto e in particolare ho apprezzato il senso del film. Lo scopo della nostra vita non è infatti trovare la propria passione, ma la scintilla che viene citata più volte nel film, ovvero lo scopo per cui siamo qui è semplicemente amare la vita e godersi ogni istante, apprezzando anche le piccole cose. E questo ci viene mostrato in diverse scene di 22, a cui basta davvero pochissimo per emozionarsi. Inoltre Soul è senza dubbio un film che attraverso la morte di Joe ci ricorda anche quanto ogni momento sia prezioso e vada vissuto al meglio. Insomma, oltre ad essermi piaciuto il film, l'ho trovato davvero molto profondo e credo che molti di voi saranno d'accordo con me. Io vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per non perdervi i prossimi contenuti. Come sempre vi ringrazio per la visione e bye guys al prossimo video!